calorosissimo e sincero Boglia de Mao a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte a seconda di quando guardate il video. Siamo ancora qui alla nostra rubrica dedicata alle cassettine da edicola, insomma ragazzi, quelle che si comprava la domenica, quelle che si compravano insomma dopo usciti dalla messa, l'abbiamo detta mille volte, questa storia si andava a casa e si iniziava subito a sognare ad occhi aperti insomma con questi giochi tarocchi che poi spesso erano solo un livello del gioco originale, ok, che loro avevano preso, sprotetto, messo in italiano, insomma, la legge sul copyright, insomma, all'epoca c'aveva qualche lacuna e questi ne approfittavano sicuramente alla grande vendendo queste cassettine. Oggi facciamo Go Games, una rivista, questo è il numero 13 che è uscito nell'ottobre, come leggiamo qua dalla copertina dell'86. 8.000 lire, costava 8.000 lire, pensate un po' ragazzi, 4,50 euro adesso potrebbero essere, che poi non c'entra in cavolo, e riportare insomma in euro, però allora c'erano 14 giochi dove ci sono 7 giochi a sinistra per il Commodore 64 e 128, 7 giochi a destra per il Commodore 16 e Plus, 4 il piccolino, il 16 è piccolino di casa Commodore che uscì dopo il Commodore 64 perché volevano fare un computer di fascia bassa, quindi a prezzo basso, e insomma non fu proprio un successone, però sicuramente molti molti se lo ricordano perché se non sbaglio veniva regalato anche con l'enciclopedia, qualcuno comprando l'enciclopedia ti regalava un Commodore 16, mi ricordo insomma ragazzi ce l'ho ancora ben stampato impresso qua nella mente questo ricordo. Allora oggi giochi per Commodore 16, andiamo a fare, vediamo, biplano, biliardo, millipede, sistema solare, il Cuoco, The Wall e Vietnam, i giochi sono questi. Quindi vediamo un attimo come sempre facciamo l'editoriale, andiamo a dare un occhio veloce all'editoriale del numero che era questa, la ingrandiamo un po' per farvela vedere, sotto c'è lo schermo del 16, del Commodore 16, Go Games per il CBM 64, insomma qua ci dicevano tutte le varie cose da fare per poter lanciare e caricare i nostri giochi preferiti e qua già dal momento che si faceva load e play sul registratore si iniziava a sognare come sarà sti giochi, come sarà, come non sarà. Il primo gioco che c'era in questa rivista, quindi vediamo, che è questo il biplano, biplano. Allora, tasti spazio che sgancia le bombe. Il tuo nome è Ranky, il barone rosso del XX secolo. Nell'ultima battaglia aerea sopra città nemica sei rimasto senza carburante e la tua unica speranza è di radere al suolo la città per far atterrare l'aeroplano. Premendo la barra spaziatrice sganci le bombe, ma fai attenzione, puoi sganciare solo una bomba alla volta e ogni atterraggio ricevi un bonus fortuna. Boh, è un bonus e buona fortuna, no? Un bonus fortuna. Allora, senza indugio andiamo a giocare a biplano. Io adesso, siccome sono in formato TAP, mando avanti con la modalità turbo, almeno la facciamo più veloce. Eccolo qua, found biplano, loading, e noi mettiamo un bel run, lanciamo. Sto caricando, attenzione, biplano editions, che cazzo, edition Fremont. Mandiamolo avanti con la modalità turbo. Eccolo qua, eccolo qua. Sei il pilota di un biplano bombardiere, ci dice quello che era prima. Questo è il gioco Blitz. Si chiamava Blitz. Ehi, quanto è forte in cuffia! Vediamo, è forte anche sulla registrazione. Allora, quando è forte in cuffia, è forte anche sulla registrazione. Eccolo qua il nostro biplano che dobbiamo sganciare con lo spazio una bomba alla volta. Ah, lo sparava pure di qua. E dobbiamo cercare chiaramente di partire sganciando prima le bombe sui palazzi più alti in modo da garantire insomma che non ci andiamo a schiantare al prossimo giro. Ah, sbagliato, vabbè, comunque pure questo è uno di quelli alti. Buttiamola qua. No, non ci ho chiappato, volevo chiappare quell'altro. Quello lì con il pennacchio volevo chiappare. Bene, questo preso, preso. Occorre una certa strategia per questo gioco, perché se cominci a sparare bombe a destra e a manca a caso, te inculi perché poi sicuramente vai a schiantare. Adesso dobbiamo chiappare il primo è difficile, il primo quello più alto. No! Giro a vuoto, vedi? Vedi? Vedi?
Porco del diavolo. La rifamoci. Chiappe giate, eh? Grande. E così il gioco andava avanti così per ore, cercando appunto di far atterrare il nostro caro aereo senza schiantarci in qualche palazzaccio, insomma, che stava qui in questa città. Questo, il nome originale, se non sbaglio, si chiama appunto Blitz, se non sbaglio, però non vorrei di una cazzata, perché come sempre ne dico tante, poi ovviamente qualcuno dice sempre, mi smentisce, mi dice, ma guarda che stai di una cazzata. Vai, questo più alto adesso. Qua ce ne sono due alla stessa altezza. Bisogna che buttiamo ciò quelli, eh? Quelli, perché sennò al prossimo giro me ci schianto. Allora, uno lo facciamo secco adesso, speriamo. Ecco, volevo sparare al primo, sparare al secondo, ovviamente. Spariamo a questo. Questo, vai, che gliela famo pure questo. No! Porca budella puttana! Dove? Giro a vuoto, giro a vuoto. Grande! E chi, ragazzi, adesso è pericolosissimo, perché quello più alto. Vabbè. E questi adesso, quando è tutti bassi, ragazzi, è complicato, perché devi cercare il chiappacce e non sprecare colpi. Quello potevo anche risparmiarmelo, però almeno un giro l'abbiamo fatto. Questo giro. Vai, giro limoni. Chiappe geniale, eh? Chiappe, non ci fanno via. Ed è rimasti troppi, troppi uguali. Troppi uguali. Quindi adesso ad un giro devo. No, ce ne ho quattro tutti uguali. Niente. Devo fare questo. No, ho sbagliato. Niente, niente. Al prossimo giro, ragazzi, mi schianto lì. Vedi? Vedi? Sbagli un millimetro. Un attimo a fare i conti, guarda, gliel'avevo quasi fatta, boia dello porco, gliel'avevo quasi fatta, invece andiamo a schiantare proprio sul penultimo. Niente, niente, ci siamo schiantati. Quindi direi di andare a fare il gioco numero 2 e andiamo a vedere, insomma, di che si tratta. Questo è il classico biliardo, penso che ci sia poco da spiegare. Destreggiatevi con tiri ad effetto mentre sfidate il computer o un vostro amico in una partita di biliardo. Potrete giocare ai vecchi giochi sopra elencati, mentre questo intanto è il partito. Buon divertimento, scommettete milioni di dollari. Allora, andiamo a fare. Niente, intanto questo è ripartito perché ho schiacciato il tasto. Andiamo a fare il biliardo, eccolo qua il biliardo. Intanto togliamolo e andiamo a mettere modalità turbo molto veloce. Vai. Allora, lanciamo il biliardo, vediamo se c'è qualche problema o se parte. Eccolo. Che c'è? La stangata? No, non è la stangata. Un giocatore in ogni ordine. Un giocatore, palle numerate. Ogni ordine, facciamo uno, via. Ah, il coso di qua giù. Il ti. Grande, il tiro è quello sotto. Oh, e no, è chiaro, una volta che la botta di culo mai, eh? Che tiremmo adesso? Tiriamo a questo. Ci ho fatto un tiro di avvicinamento a tutto. Oh, dai, cazzo, ma che. Ehi! Niente, non ce ne va una, manco se gli pia un colpo. Proviamo a buttarci questa, via. Cazzo, ma e palle grosse. Questo ci è. Se non c'è avuto mano questa. Colpi 29, ne ho fatti pochi. La tocco piano, grande, 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 l'ho toccata piano, l'ho toccata pianissimo. No, e no, perché stava qua lassù. Dai, ragazzi, ma. Grande, grande. Dai, ma la barra sotto, ragazzi, se no. Oh, e dai, la botta di culo, vacci, una orta, no? Ma sta che non c'ho mai fortuna io sulla vita. Oh, wow, questa è stata una cattiveria, come sempre dico, programmatica, una cattiveria. Niente da fare. Niente, dai, cambiamo gioco, tanto il biliardo, ragazzi, non è che c'ha bisogno di grandi presentazioni. Grande tiro, ragazzi. Grande tiro.
L'ultimo ho fatto. Te barea. Te barea. L'ultimo ho fatto. Appena ho detto l'ultimo ho fatto, pac! Ho sbagliato completamente il tiro che vedevo lì. A posto, sono andato in buca io. No, ma, no, però adesso qui uscire da questo casino sarà cosa non facile. Forse proviamo a buttarla qua. No, e bam, c'è una volta. Au. Mia ragazzi, c'è una sfiga incredibile. Non c'ho, non mi porta mai una volta una botta di culo. Au. Proviamo a buttarla qua, al centro. Niente, dovevo smezzare un po' di più. Dai, dai, mettete lì. Ci chiapperemo, eh. Dai, che se no cambiamo gioco. Se non ci chiappo, cambiamo gioco. Mi fa avvelenare come una bestia. Si giochi altro che rilassarsi. Questi era giochi per incazzarsi come iene. Niente, tutte le geometrie portano a che io non ci chiappo. Non c'è altra possibilità. Niente, mango. Au, è una volta però una botta di culo di Gio. Iege la manno, niente, eh. Finita! Grande! 86 gol! 86 gol per buttarci 5 palline, ragazzi. Chi quanto è alto sulle cuffie? Vabbè, cambiamo, andiamo a fare millipedi o millipiedi, che porco due c'è scritto chi se sa. Allora, versione per il vostro comodo del famosissimo gioco da bar, Centipede. Con il vostro cannoncino dovete disintegrare l'insetto che si avvicina a voi in una maniera impressionante. In maniera. Fate attenzione perché ogni volta che lo colpite si libererà altri rimanente moltiplicandosi. Allora, vediamo un po' sto millipede. Para pa 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 pa. Quanto dura sta musica? 6 giorni? Millipede, vai! Oh, non l'ho lanciato, come fa? Oggi, ragazzi, sto a fare una confusione. Faccio come sempre una confusione, ragazzi, che una metà bastava, ma comunque sia. Vai avanti, su! Forza con il turbo! Turbo molto veloce! Vai, vai! Modalità turbo, vediamo. Premi fuoco. Allora, fuoco, vediamo se funziona il pad. Sì. I movimenti diciamo che non è proprio dei migliori. Qua adesso ho abbassato completamente tutto il volume. Niente, mi ha ammazzato. Ma questo appena tocchi si sposta pure con questi. No. Appena tocchi va da una parte all'altra in... Senti come... Diciamo, lo trovo leggermente più difficile di Centipede, leggermente, eh. Oh, gliel'avevo fatta quasi e niente, lassù già ne è arrivato un altro. Si moltiplicano a dismisura e che adesso mese. Ah no, potevo andare giù fino in fondo. Ma perché stavo su allora a fare il babbuino? Perché stavo a fare il babbuino lassù? Grande, ultimo livello 1, livello 1, stage 2, stage 2. Ah, mi sa stuprato in maniera veramente importante. E questo, ragazzi, è Millipede per Commodore 16. Mi raccomando, recuperatelo se vi volete incazzare come bestie. Io sto sempre fermo e sparo col joystick. Sto giocando con un joystick, con un pad normalissimo perché non avevo attaccato l'arcade stick oggi. E niente, Millipede, ragazzi, questo tanto c'è. Ben poco di altro, insomma, da dire di Millipede. Allora, vediamo questo invece che è Sistema Solare. Sistema Solare dice: distruggi i radar nemici se non vuoi essere intercettato e abbattuto. Vola con la tua astronave interplanetare nello spazio facendo attenzione ai meteoriti che ti verranno contro. Quando finisci il carburante, rifornisci l'astronave madre e riparti per una nuova missione. Quindi questo è Sistema Solare. Solar System. Via con Solar System. Vediamo questo sistema solare, dove si arriva col sistema solare, via. Vai. Oh, aspetta, aspetta, leva il turbo. Che devo fare? Sistema solare. Schiaccio joystick 2 o tastiera? Joystick.
Mamma mia, è veloce, eh? Lo vedo un po', oggi lo vedo un po' veloce anche nei movimenti. No, e vabbè, ma non spara. A chi cazzi coloro? Yeah. Può sbattere contro tutto. Che è questo? Niente, questo non muore. Quindi non si può distruggere cose, si può distruggere solo il nemico. Cioè, i movimenti questi, ragazzi, mentre io schiaccio su e ve lo faccio vedere, vedete come fa? È un po' lentino, direi io, a livello di comandi. Niente, chi qualsiasi cosa tocchi sullo spazio, ragazzi, se muore. Che è questa? No, è un pianeta, non c'è niente da via, c'è solo da ammazzare questi, quindi. Ma è, come fa? Cioè, come fa a chiappa questi? Dove devo andare? È impossibile. No! Punti zero, navi zero, fine partita, e che madonna ho fatto? Ammazzare qualche tu. Sotto nel frattempo sta frizzando tutto, sempre col joystick. Vogliamo giocare un'altra partita, sì. Io non ho capito ancora quello che c'è da fare, eh. Eccoli, punti 100, questi ce la distrugge. Orco 2, allora, ce la distrugge qui in cosi, chi? Sti diavoli, chi ce la distrugge? Mazzeli! Ma loro continuano a comparire. Quella mi stava a chiappare. Loro continuano a comparire. Nel frattempo il carb, che non è carbone, ma è carburante, niente, ne distruggi uno, ne appare un altro tre. Quindi niente, il gioco, ragazzi, va avanti così, in un loop infinito, finché te non te cazzi come una bestia, pigli il joystick, spacchi a metà, meni a rigatti, fai cagnara con tutti. E allora questi erano i giochi che te facevano cazzare come una bestia, però all'epoca se giocava con questo Commodore 16, Commodore 64, MSX, PIC 20, non c'è da dire niente, te faceva cazzare veramente tanto. Andiamo a fare il prossimo gioco. Passiamo un po' e andiamo a fare il prossimo gioco. Vai! Allora, il cuoco già mi attira a me, perché a magna. Il tuo nome è Camillo, il cuoco, ed il tuo compito è quello di preparare alcuni panini. Ad ostacolare il tuo lavoro vi sono alcuni Würster e alcune cipolle che se ti prenderanno ti uccideranno, quindi sarà Burger Time. L'unica tua arma di difesa è il pepe. Sì, allora Burger Time, come cazzo cosa dice in English. Ecco, ha finito mentre io cambiavo gioco. Famoci una partita a Burger Time, vediamo un po' com'era la versione per Commodore 16 di Burger Time. Run, quel cazzo scritto Ruin. Run, vai, forza e coraggio, premi il fuoco, no, presenta il fuoco. Premi F1 per una via, per via. Ah, per via, no, per una via. Io qua lo so. Qua lo so io. Qua lo so io. No, i tasti, non risponde ai comandi. Allora. Come cazzi, com'è si tasti? Chi l'ha programmato? Un babbuino? Mi fai vedere, joystick non ce l'ho impostato, prima funzionava. Oh signore, niente, questi. Proviamo un po' l'arcade stick. No, nemmeno l'arcade stick, anche se lo imposto. Quindi questo Burger Time non funzionano i tasti. Boia dello porco. Vediamo. Niente. Non c'è nessun tasto che funziona. Cambiamo porta. Non c'è nessun tasto che funziona né con la porta 1 né con la porta 2. Quindi, ragazzi, purtroppo Burger Time bisogna che lo togliamo, perché non ci abbiamo più. Non mi rispondono i comandi. Non so quello che cazzo ho toccato. Quindi rimettiamo a posto la candela, rimettiamo il controller e andiamo a fare. Mi dispiace ragazzi, questo non siamo riusciti a vederlo, però perché non mi rispondono sti cazzo dei tasti. The Wall, The Wall che è Pink Floyd? Allora, The Wall
Lo scopo di questo gioco è di abbattere la muraglia, mattone per mattone, per evadere. Buona fortuna, più sintetico del così non poteva fare. The Wall, vediamo un po' il Pink Floyd che ci dice oggi. Allora, mi dispiace per quello perché Burger Time forse poteva anche essere insomma un gioco carino, invece l'hemmo bruciato perché non funzionano i tasti, quindi vi chiedo scusa ma non dipende da me. Allora, muove a sinistra e no, dollaro uguale, e dove sta dollaro uguale? The Wall. Scegli livello, dimensione mazza, io la voglio grande, ce l'ho la mazza, vediamo. Tasto! Portiere! Niente, chi pure non funziona i tasti. Vediamo, eh. Eh no, però il joystick non funziona. Questo non funziona. I tasti non ne funzionano nessuno. Qual è il dollaro? Uguale a questo. Uguale a questo, ma non funziona. Niente, chi ragazzi non funziona i tasti? Oggi siamo sfigati, porca della puttana. Cambio joystick, niente. Non funzionano i tasti, niente. Poi la palla non rientra nemmeno dentro, va continua in loop, andare su e giù senza possibilità di fare altro. Mi dispiace, ragazzi. Vedi, questo però ti fa notare che io non li provo prima i giochi, me ci metto direttamente a farli con voi. Break, ho fatto pure un break, vediamo il listato. Grande, questo qui tutto basic, quindi tutto basic. Vedi qua in basic però con i numeri. Ah, vedete? Niente, niente, tutto basic, quindi lasciamo perdere e andiamo a fare l'ultimo gioco con la speranza che questo almeno rispondano i tasti. Vietnam! Che madonna è che c'è un coso dentro? Non lo so. Allora, a John Rambo è stata affidata un'impossibile missione suicida e solo lui è in grado di portarla a termine tornando vivo dal territorio nemico alla base di partenza. Sul vostro cammino troverete insidie di ogni tipo, dei guardiani della rivoluzione e dei soldati sovietici, per non parlare poi dei campi minati e delle torrette mitragliatrici. Good luck! Prima c'era scritto buona fortuna, dice per non ripeterci, ci scriviamo good luck, che loro manco sa che è, perché insomma all'epoca l'inglese era sicuramente un'opzione veramente difficile perché non ce lo insegnavano giù a scuola. Adesso invece iniziano già all'elementare, non lo sappiamo lo stesso in Italia l'inglese, però già lo insegnavano dalle elementari, quindi perlomeno che madonna ho fatto un tasto per partire, vediamo. Che è Vietnam, chi so io, un tasto per partire. Non mi dica che non funziona il joystick, che mi incazzo come una iena. No, eccolo. Ah, io sono. È facile, voglio dire. Io sono questo qui in mezzo, sto babbuino qui in mezzo, con che si spara? Niente da fare. Morto! Ma perché non mi spara? Non si può sparare? Eccolo. Si spara con questo. Bene, bene. Quassù che è? Il simbolo ricerca? Simbolo cerca, c'è. Spara solo per sbiego. Oh! Ma che cazzo è un comando dei noantri, questo fatto un po' così, non spara più, eccolo. E dai, ma è possibile? Quanti è a sparare? Sta grafica che fa male l'occhio, scritto, non so, in verde, colori che veramente è una cosa cattiva, questa è una cattiveria. Occhio alle mine, queste saranno mine. Lui già ha una risposta dei comandi, ragazzi, vi posso assicurare che è veramente qualcosa. Lui spara solo da una parte, solo di qua. Ah, a seconda di come giri. Oddio, mi viene un infarto. Oddio, mi viene un infarto. Signore, guarda, se pensi che giochiamo con queste cose e il brutto è che ci giochiamo, non hai capito che te dici? Cioè, io sono questo qui, voi avete capito chi sono io? So quello che invece di averci solo mai bracci c'ha pure una cintura su questo qui che sta camminando in mezzo, che adesso è morto, dietro c'è un altro proiettile che te non gliela fai a schivare, sì!
È una cosa impossibile, veramente. E poi si va su, qua c'è ovviamente una mina in mezzo alla strada. Se ci passi sopra, te si secca pure il demonio. Punti 57, 60 punti. C'è quelle cose di niente, ragazzi. Noia fo, noia fo, noia fo, noia fo. Il simbolo cerca di Windows. Quindi abbiamo. Allora, ragazzi, oggi pure è stata una bella puntata. Alla fine, proprio ci siamo veramente scompisciati dalle risate. Veramente, veramente, ve lo posso assicurare. Allora. Oggi abbiamo fatto la puntatona di Cassetta Ridicola. Siamo andati, pensate, nell'ottobre dell'86, 33 anni fa. Quindi andiamo sul Commodore 16, il piccolino di casa Commodore, anche se il piccolino è il VIC-20, però il Commodore 64 esce, fanno il 16 per fare un home computer di fascia bassa. Però non è un gran successo. Beh, immaginatevi, insomma, da voi per il motivo per il quale non è stato un successo. Guardate l'ultimo gioco, insomma, e da lì beh, potrete sicuramente accorgere capire il motivo. Allora, ragazzi, Giochi da Edicola torna la settimana prossima. Non so, settimana salto una settimana, la faccio ogni 15 giorni. Vediamo. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Ci siamo divertiti. Spero, io mi sono divertito, spero anche voi. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!